Ciao a tutti, per il video di oggi parliamo dell'invaso. Partiamo dall'inizio, praticamente, quindi proprio dalla preparazione del vaso. La preparazione del vaso è una fase molto importante, va fatta un attimo prima dell'invaso, chiaramente, così il vaso è già pronto per ospitare la pianta. E per farlo ci serve il vaso, chiaramente, le retine per chiudere i fori di drenaggio del vaso, i fili innanzitutto per fissare le retine al vaso e poi il filo che ci servirà per fissare la pianta al vaso. Di retine ce n'è di più tipi, principalmente quelle che si trovano in commercio sono di plastica, possiamo trovare queste qua già di forma quadrata, quindi per la maggior parte dei fori di drenaggio dei vasi, che hanno un po' di spessore anche, altrimenti c'è il pezzo di rete, sempre chiaramente di plastica, dove possiamo ritagliare noi la forma che vogliamo a seconda dei vari tipi di fori di drenaggio che abbiamo nel vaso. La retina posta sul foro di drenaggio del vaso ha due scopi. Allora, quello principale chiaramente è quello di non far scendere la terra attraverso il foro di drenaggio. Il foro di drenaggio serve per permettere all'acqua di uscire il prima possibile dal vaso, in modo che non si fermi, che non ristagni all'interno del vaso. Altrimenti questo renderebbe molto difficile la permanenza della pianta all'interno del vaso. Dopo, altro scopo molto importante che hanno le retine è quello di evitare che nessun parassita, comunque qualunque bestia, verme, qualcosa che possa essere attirato dalle radici, penetri dal foro di drenaggio. Quindi anche questo qua diciamo è un ostacolo a questo problema qua. La differenza principale tra le due retine è il fatto che questa qua è molto più fina come spessore, come vediamo. Questa qua praticamente è 2 o 3 volte più grossa di questa qua. Su un vaso molto alto non ha nessuna importanza, possiamo usare sia una che l'altra, però capite bene che su un vaso molto molto basso l'utilizzo di questa retina qua è ideale perché evitiamo di perdere spazio all'interno del vaso e dare più spazio alla terra. Comunque qualunque tipo di retina va bene per coprire i fori di drenaggio del vaso. In alternativa, se avete difficoltà a trovare questi prodotti qua che sono specifici per il bonsai, nelle ferramente potete trovare delle reti metalliche. Come vedete hanno più tipologie di forma, di diametro dei fori. Quindi diciamo che come alternativa è molto valida. Ad esempio questa qua che è molto molto fina, come vedete, su un vaso così forse è pericoloso perché intanto è molto flessibile e quindi avendo i fori molto grandi rischiamo che si accartocci dentro il foro e prima o dopo mi esca. Questa qua la uso solitamente o sui bonsai molto molto piccoli, quindi dove sono i fori di drenaggio molto molto piccoli, oppure sulle piante di compagnia. Questo perché all'interno del vaso io metto del terreno molto molto fine, quindi la cadama con granulometria molto molto fine, e una rete così, così fitta mi evita appunto che la terra esca dal vaso. Andiamo adesso a vedere come fissare le retine nel nostro vaso. La retina al vaso la fisso in questo modo, vedete anche sotto. Ci sono parecchi modi per fissarla. Io utilizzo questo modo qua perché mi sembra che sia quello più semplice, dove si spreca meno filo e secondo me è quello più funzionale e anche più ordinato dopo la fine della lavorazione. È molto semplice da applicare, tagliamo un pezzo di filo. Come diametro solitamente uso quello da 2 mm. Che bene o male ci permette di tenere la retina fissata bene al vaso. Andiamo a piegare un'estremità. Dopo l'altra parte che andiamo a piegare dovrà stare all'interno del foro di drenaggio del vaso. Più o meno qua, circa. Ok, vedete che passa giusto il filo all'interno del vaso, del foro, scusate. Una volta che abbiamo il filo piegato, non ci basta altro che farlo passare all'interno dei fori della retina, infilarlo all'interno del foro del vaso, schiacciamo bene, una volta schiacciato, tenendo duro con un dito questa parte qua, andiamo a tirare i fili, ad allargare i fili nella parte bassa del vaso. Ecco, così la nostra retina è bella fissata. Una volta messo le retine nei fori di drenaggio, andiamo a mettere i 2 fili che ci serviranno per ancorare la pianta al vaso. Questa cosa qua è una cosa molto importante. Parecchi vasi, come questi qua ad esempio, ha già i fori per mettere il filo di fissaggio della pianta. Ce n'è solo 2. Sinceramente io eviterei di usare questi qua. Dato che i fori di drenaggio sono molto larghi,
i fili di fissaggio li faremo passare appunto dai fori di drenaggio del vaso. Prima di mettere i fili dobbiamo vedere due cose molto importanti. Prima di tutto qual è il fronte del vaso. Anche il vaso, come la pianta, ha un fronte, e chiaramente il fronte è la parte meno rovinata del vaso. Quindi andiamo a guardare attentamente il vaso su tutti i suoi lati, vediamo che qua ha un leggero difetto, quindi tranquillamente possiamo dire che il fronte è quello dell'altra parte, che mi sembra un lato molto più pulito e più ordinato, e questa è già una cosa. Seconda cosa che andiamo a vedere sarà la collocazione della pianta all'interno del vaso. La pianta non andrà mai messa nel centro esatto del vaso, andrà messa sempre spostata o verso destra, verso sinistra e verso la parte posteriore del vaso. Allora, verso destra, verso sinistra è dovuto questo spostamento al movimento che ha la pianta. Se la pianta si muove verso sinistra andrà collocata verso destra, viceversa se la pianta si muove verso destra andrà messa verso sinistra. Andrà messa poi nella parte posteriore del vaso, in modo da lasciare uno spazio qua davanti, e questo più che altro è per dare un effetto ottico, nel senso che ci dà l'idea di una pianta più grande ancora messa all'interno del vaso. La pianta che andrò a collocare nel vaso avrà un movimento molto marcato verso destra, e quindi di conseguenza la pianta andrà messa sul lato sinistro, magari possiamo fare anche un segno nel vaso, appunto per evidenziare dove andrà collocata la pianta. Il fatto di mettere il segno nel vaso non ci servirà realmente quando mettiamo la pianta, perché ci sarà già la terra sopra che andrà a coprire il segno, più che altro adesso che andiamo a posizionare i fili per capire come mettere i fili. Il diametro del filo che andremo a usare per legare le piante dipende molto da quanto grande è la pianta. La maggior parte delle piante, quindi di media grandezza, basta un filo col diametro da 1,5. Più la pianta è grande, e anche più il vaso è grande, più la pianta ha bisogno di un filo molto più grosso per essere ancorata bene al vaso. Ora, mettere i fili è molto semplice. Tagliamo un pezzo di filo, abbastanza lungo le prime volte, poi col tempo ci faremo l'occhio per non sprecare troppo filo. Andiamo a infilarlo all'interno del foro. Andiamo a infilarlo nella parte più vicina al centro del vaso. Questa parte qua. Così. E l'altra estremità andiamo a fissarla nell'altro foro, sempre tenendoci nelle parti più interne del vaso. Andiamo a tirare bene. Non preoccupatevi se rimane mollo, qua dopo quando andiamo a tirarlo, quando sarà la pianta nel vaso, questo filo qua si tirerà molto molto bene. Ok, come vedete ho lasciato un'estremità corta e una lunga. Quella corta è in corrispondenza col foro di drenaggio più vicino a dove verrà collocata la pianta. Il motivo di questa scelta qua è semplice. Supponiamo che questo qua sia il pane di terra della nostra pianta. Il foro è il tronco della pianta, andremo a mettere più o meno in questa posizione qua. Noi dovremo andare a fissare la pianta. Per fissarla la cosa migliore è legarci sui bordi del pane di terra, perché lì il filo tiene di più e va meno sotto sforzo. Quindi andremo a tirare i nostri fili e qua andremo a legare la nostra pianta. Come vedete questa parte qua è molto corta, quindi qua ci serve molto meno filo che non questa parte qua. Adesso andremo a mettere il secondo filo. Chiaramente il secondo filo passerà al di qua dei due fili che fissano la retina. Quindi vedete che anche mettere così la retina, con un senso un po' ordinato, vi facilita capire anche dove già avete messo gli altri fili. Quindi anche qua, sempre tenendoci il più vicino possibile alla parte interna del vaso, inseriamo i nostri fili. Ok, il vaso è pronto. Abbiamo i nostri fili, magari per capire meglio onde evitare di incrociarli, possiamo posizionare quelli da un lato più verso la parte dove sono messi e gli altri dall'altra parte. Anche sotto vedete tutto quanto a posto, tutto quanto ordinato. Ok, per questo video è tutto. Ricordatevi che la preparazione del vaso è una cosa molto importante e non va sottovalutata. Innanzitutto perché, come abbiamo visto, ci sono tantissime cose, diciamo, che aiutano la pianta di per sé. Il fatto di fissare la pianta bene al vaso
Una cosa molto importante perché permette alla pianta di stare ferma e di conseguenza di produrre le radici più facilmente all'interno del vaso. Anche perché le prime radici che fa la pianta sono veramente finissime, basta una piccola vibrazione, un piccolo movimento per far sì che si rompano. Quindi capite che se la pianta all'esterno basta un po' di vento per spezzare queste piccole radici. Il fatto di averla legata molto bene al vaso facilita veramente lo sviluppo di queste radici. E dopo dobbiamo ricordare che il vaso non è solo la scusate, che il bonsai non è solo la pianta, ma è anche il vaso. Vaso e pianta sono tutt'uno, quindi è molto importante anche la scelta del vaso. Per quanto riguarda la scelta del vaso, il discorso è un po' più complicato, magari lo tratteremo con calma più avanti, però dovete ricordarvi che tutto quanto deve stare in armonia. Quindi fate attenzione anche a che tipo di vaso usate. Ok, è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!